insegnanti, mamme, papà, zie, fratelli, sorella. Ci troviamo tutti insieme, dicevo, per chiudere in bellezza. Almeno speriamo. In allegria. Cerca di ridere, per carità, fatela contenta. Non vedete, quella già se la faccia bene. Poi non ridete neanche e si dispera. Ma insomma, la vuoi finire di interrompermi continuamente? Vuoi farmi parlare? E parlo, padre, ti interrompo. Dunque, dicevo, siamo qui per celebrare. Ecco, vorrei, sicuramente. Siamo qui per celebrare la chiusura dell'anno scolastico e di questa bella avventura. Bellissima. Iniziata 5 anni fa nella scuola primaria. Ah, piaciuto finalmente. Con grande impegno e responsabilità abbiamo preparato la nostra recita di fine anno, una rappresentazione nella quale, credetemi, abbiamo profuso le migliori energie, guidate dalle mani esperte ed entusiaste delle nostre insegnanti. Ah, finalmente hai detto qualcosa di sensato. È vero, le nostre maestre hanno usato le mani. Ma che dici, stupido? Io? Quando mai le nostre insegnanti hanno usato le mani con noi? Io ho detto che siamo stati aiutati, guidati, perfino stimolati dalle nostre insegnanti. E come ci hanno aiutato belle che le maestre nostre sono state in bisogno. Scherzi a parte, che li purella li mi ha fatto tutto sangue. Ma insomma, vuoi essere seria e lasciarmi fare la presentatrice? E tu fossi la presentatrice? Perché hai qualcosa da obiettare? Ma sai pure da obiettare. C'ho da obiettare perché la presentatrice è una tipa sciolta, simpatica. Che pensare, non sono forse una tipa sciolta e simpatica? Via. Abbiamo voluto accogliervi e cominciare in modo diverso e scherzoso questa nostra rappresentazione. Ora iniziamo seriamente. Benvenuti a tutti e grazie della vostra partecipazione. Desidero innanzitutto rivolgere sinceri ringraziamenti a nome di tutti i miei compagni e delle insegnanti, al dirigente e ai suoi collaboratori. A loro va la nostra gratitudine per il sostegno manifestato che ci ha consentito di arrivare fino a questo punto. Un grazie particolare va poi a voi genitori, che anche in questa occasione ci siete stati vicini, collaborando concretamente e offrendoci, come sempre, tutto quanto è nelle vostre possibilità. Gli alunni delle classi quinte del plesso Don Bosco hanno preparato per voi un musical. Saranno promossi. Si esibiranno in canti, balli e piccole recite, che hanno richiesto grosso impegno e tanto sacrificio da parte dei protagonisti. Nessuno di loro è un professionista, né si è mai seguito in pubblico, ma ce l'hanno messa tutta per dare il meglio di loro stessi. Sono emozionatissimi, perciò vi chiedo di essere clementi e di scusarli fin da adesso se emergerà qualche imperfezione. Lo spettacolo si articola in 2 parti e ha come protagonisti i ragazzi dell'Art School di Casandrino. Yeah.
festa. Ricordatevi, semplicità e bravura. Ragazzi, tutti per uno, eh?